Giusto, mi sono scordata come al solito di attaccare il microfono. Dicevo, buonasera a tutti, ben arrivati, ben ritrovati alle live delle correzioni che adesso sono il martedì, appunto. Ciao Gaia, al solito finché no, non ci si abitua a questo nuovo giorno, ci sono sempre un po' poche persone, ma ce le facciamo, pochi ma buoni. Sistemiamo. Allora, questi sono i disegni di oggi. Eccoci qua. Buonasera, ciao Loris, ciao Gaia, ciao DJ, ma non troppo Bali. Ciao a Gabbo, buonasera, buonasera a tutti. Allora, qui abbiamo i nostri disegni, quindi chi è presente dice dice quale simbolo è, così lo posso correggere. So che abbiamo qui la Gaia, quindi cominciamo direttamente da lei, credo. Ok, allora Gaia, qui abbiamo una pagina. Per prima vorrei parlare proprio di come andiamo a lavorare sulle vignette. Sono un po' tante vignette e vorrei un po' rivederle. Allora, sì, infatti io sono poi sono sempre contenta quando ci sono le tavole. Allora, qui abbiamo Allora, intanto la lettura è da destra verso sinistra o da sinistra verso destra, cioè si comincia con la vignetta con scritto 8. Sembrerebbe di sì. Per prima cosa, allora, quello che vorrei è nella prima vignetta. Sì, c'è lei che sta camminando e si vede anche lo sfondo, però la sistemerei diversamente perché, ok, la sistemerei diversamente perché non ci fa vedere bene dove siamo, quindi gli darei più spazio e farei proprio meno vignette in generale perché ne abbiamo una. Ne abbiamo una, due, tre, quattro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vignette nella stessa pagina. Sono un po' tante, quindi andiamo a dividere questa pagina in due, così c'è più spazio per tutto quanto. Quindi, prendendo la pagina e mettendola un attimo da parte. La mettiamo un attimo qui, andiamo a diminuire la quantità di vignette, andiamo a fare due pagine da quella che era una. Quindi, nella prima pagina possiamo cominciare con una vignetta bella grande che ci introduce a scena, dove siamo, che cosa succede, e la vignetta va anche bene. Magari la prenderei anche un goccio più da lontano per far vedere meglio in che posto siamo. E poi metterei le due vignette di lei che pensa. E di lei che
incontra il tizio. Ok, quindi così abbiamo tre vignette. Allora. Queste due vignette qui le metterei insieme, quindi le farei una sola, cioè di lei che prende il giornale e si dice vediamo un po', perché tanto non c'è bisogno di far vedere lei che prende il giornale e comincia a leggerselo. Quindi lei che si prende il giornale, se lo legge lì davanti. Qui vediamo che c'è il tizio che vende i giornali, che questo invece è importante di vedere bene che sia uno che legge i giornali, e cioè che legge, che fa i giornali. E poi questa vignetta qui diventa questa. Una cosa del genere. E poi andiamo nella prossima pagina. E c'è lei che dice cambiamo pagina e pensa a questi altri personaggi qui. Quindi facciamo una vignetta piccola di lei che dice cambiamo pagina. E qui facciamo vedere bene il testo. Così abbiamo un po'. Intanto non andiamo subito, no, a ripetere esattamente questi movimenti qui. E qui possiamo fare il vignettone figo. Possiamo fare il vignettone figo di lei che dice chissà se fossero loro. Aspetta, facciamola un po' anche così. Con i personaggi qui. Ora ti faccio vedere bene come la gestirei. Facciamo proprio una sorta di una cosa in bianco e nero per fare il vignettone figo di lei che pensa. Chiaramente lo faccio in maniera molto, molto a sketch. Cioè, la renderei una vignetta sola invece che due. Ora faccio la magia. Ci piazzerei un bel retinone. Prima faccio nera questa parte. Ora mi sono. Allora, prima faccio nera questa parte, poi ci faccio un effetto, tipo così, e
tipo così, e poi dopo di qua ci sono. Poi dopo di qua ci saranno i personaggi, ci sarà la vignettina con gli altri personaggi. Mister A, Mister B e Mister C. Per concludere, piazzo con il bianco, sempre lo stesso effetto, ma lo vado a sfumare per dare spazio ai personaggi. Una cosa così può essere una maniera interessante di vedere la vignetta diversamente. Quindi diventa un'immagine diversa, chiaramente, un po' chiaramente diventa molto diversa la pagina, però si vedono, soprattutto nel manga, si vedono spesso questo tipo di soluzioni, queste cose un po' più particolari, e appunto possiamo anche provare a sbizzarrirci con dei tipi di vignette un po' diversi dal solito. Che vanno anche a rendere di più l'atmosfera, cioè una vignetta così ci fa capire, no, che sta pensando a loro, che sono magari persone del suo passato. Per carità, si capisce anche da ciò che hai fatto nella tua pagina, però diciamo così si va a creare una vignettatura emozionale che va a rendere ancora più forte l'effetto che stai creando. Quindi ecco, io lo sistemerei così, per andare a dare una visuale diversa, una possibilità diversa, a questa vignetta. Metto tutte insieme, eccole qua. Ok, perfetto, grazie Gaia per averci prestato il tuo disegno. Grazie per averci prestato la tua pagina. Chi altro c'è? Ecco, DJ è il cerchio. Allora, qui abbiamo quest'altro disegno qui da parte di Jay. Qui abbiamo sicuramente una narrativa molto molto interessante per questi personaggi, cioè si vede che c'è lei che è incatenata, mostruosa, che va a proteggere quest'altro ragazzino. È molto molto carina, però si vede che prima hai disegnato lei e poi dopo hai pensato al resto, non l'hai pensata tutta insieme nello stesso momento. Per carità, è una maniera come un'altra di disegnare, però puoi fare qualcosa in più, puoi tirare fuori un livello in più al tuo disegno pensando l'immagine completa. Quindi se tipo a metà di un disegno ti rendi conto: ma certo che potrei farla, potrei fare così, potrei andare avanti in questa maniera. Prova a rifarlo anche, che non fa male. E ti faccio vedere come. Allora, qui abbiamo lei che è in una posizione molto bella. In una posizione molto bella. E la possiamo praticamente tenere così com'è quasi. Poi dopo
andiamo a rifarla un po' più precisa, però io proprio lei la sposterei tutta un po' più in là, o meglio, sposterei lui, cioè, siccome è lui che è stato pensato dopo. Intanto lo metterei più indietro, quindi anche la grandezza della testa non può essere la stessa tra i due personaggi, perché che cosa succede quando io vado indietro fisicamente? Rimpicciolisco. Quindi anche il nostro personaggio dovrà essere un po' più piccolo rispetto a lei. Lo piazzerei giù così. E un po' più in un po' più frontale. L'immagine appunto è molto bella, però appunto sposterei un pochino lui perché in questo momento lei prende la maggior parte del disegno e lui proprio quasi non si vede. Va bene che lo sta proteggendo, però, però non, cioè, se lo va a proteggere anche dallo sguardo del lettore, è un problema. Parte del problema è anche tutta questa coda qui. Io gliela appoggerei più in basso e più così. Così. Non ci va sopra il viso del protagonista, se no, poveraccio, lo sta prendendo a codate. Allora, andando invece a guardare più nello specifico, andiamo a guardare la posa. Allora, ciao Gioielito, ben arrivato. Allora, il personaggio qui ha sicuramente una bella posa, molto bellina. Abbasso un attimo le opacità, ecco. Sicuramente c'ha una bella posa. Quello che andrei magari a lavorare è il discorso del chiasmo, cioè di portare la stessa spalla e la stessa anca più vicine tra di loro, o comunque di andare a creare. Questo ci aiuta a creare dinamismo all'interno dell'immagine, perché in questo momento lei è molto dritta. Però non funziona neanche con la posa, perché se c'ha un piede d'appoggio, probabilmente questo fianco ci rimane più su, perché questo è il nostro piede d'appoggio principale. Quindi andiamo a stringere di più questo fianco. Porto questo piede più centrale. E un po' più lungo perché sennò c'ha la gambetta corta. Ecco, e questo un po' più, cioè questa è una posa un po' rilassata, mentre invece gli andrei a creare più tensione. In questa parte qui. E le braccia forse le sposterei un pochino più fuori dal corpo, portandole più su così. Più. Perché giù ci sta, però rimane. Però si confonde un po' la silhouette. Idealmente bisognerebbe staccare quasi tutte le parti del corpo, perché altrimenti diventa una silhouette poco leggibile, però mi piace i gomiti, mi piace con i gomiti stretti. Si capisce lo stesso e funziona ed è bellina, però semplicemente gli tirerei la mano più su. Fatto questo, gli portiamo la coda in un punto dove non ci dia altrettanto fastidio, ma sia ugualmente notabile. Scusate. Cavolo, il bottone è sbagliato. Dice.
Andiamo sulla coda, in un punto dove si noti lo stesso, ma non ci impicci visivamente. E magari ci vada anche a seguire questo movimento che ci aiuta a tirare fuori ancora di più la linea d'azione dal personaggio. A questo punto concludiamo con lui. Che da come l'hai posizionato sembra che sia stato sbalzato indietro, come se l'abbia preso e abbia fatto levati, che ci penso io. Che va benissimo, però visto che si sta appoggiando a terra, che cosa succede se mi appoggio? Se mi appoggio, la spalla sale, quindi le spalle dovranno essere più su. Lui preso e sbalzato. Eccoli qui. Eccoli qui. Ok, sono piuttosto soddisfatta del riposizionamento. Andiamo a levare un attimo questi che servono. Andiamo a guardare. Oddio, lui in effetti non è che stia guardando proprio proprio verso. Una cosa così. Molto carino comunque, veramente. Poi riconosco i personaggi, ce li hai già mandati altre volte. Sono quindi bene che sono riconoscibili. Allora, abbiamo gioielito con il quadrato che è partito subito quadrato appena attaccato la Allora, grazie DJ per averci prestato il tuo disegno. No, sì, ma va bene avere dei personaggi. Anzi, ti aiuta a lavorare sulla riconoscibilità dei personaggi, che è una cosa che la gente non fa tanto spesso, che invece va fatta perché fa bene. Allora, qui abbiamo il disegno di Gioielito con questo stile molto pop. Allora, la prima cosa che vado a vedere è il personaggio mi risulta un po' strano, un po' legnoso e un po' sproporzionato, cioè, senza cattiveria, però ha proprio le gambe un po' corte, quindi andiamo a rivedere un attimo la situazione. Allora, ha una bella linea d'azione questa posa, cioè la posa in sé è anche abbastanza dinamica, però possiamo fare delle migliorie. Intanto il personaggio ha il viso molto molto basso, gli porterei più su almeno le sopracciglia e gli occhi, perché ha proprio il viso un po' basso, sembra un po' cavallo, e rilasso leggermente il collo perché sennò è troppo tirato. Le spalle tirate indietro vanno bene, sono carine. Tutto questo con la linea d'azione sotto e mo me la tengo. Allora, andiamo a definire il torso, la gamba, e qui vediamo subito che ha la gamba corta, quindi andiamo a tirare le gambette un po' più lunghe, come si fa
a capire se la gamba è lunga o la gamba è corta. La gamba è corta quando è meno della metà del corpo. Per carità, ci sono stili che prevedono delle gambette bozzette, però almeno la metà, il bacino deve essere più o meno a metà del corpo, e questo aiuta molto il disegno. Ora che abbiamo le gambe lunghe giuste, ci accorgiamo che anche le braccia sono leggermente. Ok. Quindi adesso che abbiamo la posa riportata un pochino, sposto anche leggermente, che se no mi rimane un po' Torre di Pisa, personaggio un po' pigiano. Ok. Bene. Allora, come stavo dicendo, lo stile è molto pop, molto carino, però una cosa che vorrei la quale vorrei parlare sono i tratteggi, cioè questi tratteggi. Capisco che tu voglia inserire i tratteggi all'interno del tuo stile, ma devi ancora migliorarli un pochino, cioè in questa maniera mi rimane molto sporco. Siccome hai una linea molto pulita nell'inchiostrazione principale, è un peccato che il tratteggio non sia altrettanto pulito. Come si fa a fare un tratteggio pulito? Il tratteggio diventa pulito nel momento in cui è regolare e ben bilanciato, ovvero questo non è un tratteggio piacevole. Questo non è un tratteggio piacevole. Come mai? Perché non ha un inizio e una fine ben definiti, le varie parti si accavallano, ci sono parti più vicine, parti più lontane, un po' troppo. Un tratteggio pulito ha un inizio e una fine ben definiti, quindi non deve essere per forza dritta, deve seguire una forma, però che segua sempre quella, che non ci siano troppi buchi. Uno ogni tanto può capitare, però se ce ne sono tanti, poi dopo visivamente rimane più sporco. Poi, per creare profondità all'interno di un tratteggio, ci sono diverse maniere e scuole di pensiero, però il mio consiglio è di non andare a fare quello che io chiamo la calza a rete, perché va a creare uno stacco troppo improvviso tra le due parti. Non è molto piacevole. È meglio creare un'angolazione. Quindi tenerlo ad angolo, anche perché così puoi andare anche sopra nell'altra direzione e creare un'ulteriore sfumatura che rimane molto più pulita, è molto più elegante l'effetto finale. Quindi questo è il mio discorsetto sul tratteggio. Come si fa a fare dei bei tratteggi? Una cosa che mi aiuta è prendere il ritmo, quindi di fare le cose, di fare i vari tratti del tratteggio prendendo il ritmo. E per me uno di questi ritmi che funziona, diciamo, mi funziona bene per tenermi in riga. Stoppo un attimo la musica perché se no mi distrae e non riesco a farlo, ma lo so, fa ridere, però. Dun, dun, dun. Another one bites the dust. Dun, dun, dun.
Another one bites the dust. Another one bites the dust. Io mi canto Another One Bites the Dust in testa mentre faccio il tratteggio. Qualsiasi tipo di musica ritmata o insomma che abbia un ritmo molto molto chiaro, come appunto può essere tun tun tun. Una qualsiasi cosa che a voi vi funziona, potete usarla serenamente. Per esempio, una cosa tipo il famoso ciubat che andava qualche tempo fa, quello che faceva pipiri pipiri pipi, è quella no, quella non funziona. Non funziona molto bene per il tratteggio. Deve essere una cosa ritmata che potete seguire serenamente. Quindi questo è il mio consiglio. Cantatevi in testa per un tratteggio migliore. Allora, vado decisamente. Spero che anche tu veda i miglioramenti e che questa ti faccia comodo. Mi sa che te è la prima volta che ci mandi un disegno, vero? Non mi pare d'averti. Ok. Chi altro c'è? Fatemi sotto. Grazie a te, Gioelito. Ah sì, quello assolutamente. La gomma vettoriale è la mia religione, è il mio Cronus. Gabbo, giusto, ok. Allora, Gabbo, qui abbiamo questa meravigliosa illustrazione di Natale. Allora, le paperelle sono molto molto carine, nel senso sono disegnate in maniera molto carina e sono molto tenere, nel senso sembrano proprio morbide. Mi piace anche il fatto che tu abbia incluso il dettaglio di queste linee qui che vanno a farci vedere la linea di cucitura sul peluche. È molto carino, è un dettaglio molto carino. Però, come al solito, si può sempre fare meglio. Che cosa farei meglio? Beh, non nasconderei il personaggio completamente dietro a un'anatra di pezza grossa così. Molto semplicemente gli farei cambiare mano. Quindi, mantenendo il personaggio, c'ha la testa un po' grande, quindi la vado a. Anche perché così vediamo anche che, insomma, è un pochino, non è del tutto proporzionato, quindi teniamo un braccio qui, gli diamo un po' di gamba in più. Ok, adesso è già un po' più proporzionato. Pur essendo magari un elfetto, comunque sia le gambe così corte non gli giovano, povero. E farei una cosa del genere con questa paperozza qui. La mettiamo in spalla. Bene. Però anche quanto. E non ci copre completamente.
di qua c'è l'altra papera impiccata. Proprio presa per il collo senza tante cerimonie. Però ecco, così vedi, rimane lo spirito rimane lo stesso dell'immagine, però non andiamo a nascondere completamente il personaggio. Come si fa magari a lavorare su un personaggio che dovrebbe essere proporzionato, ma non farlo sembrare un errore? Innanzitutto, appunto, nascondendolo così non ti sei fatto grandi, non ti sei aiutato molto. Ma se per esempio vogliamo renderlo appunto un po' sproporzionato, perché magari deve essere tipo l'elfetto di Babbo Natale, magari possiamo andare a sproporzionare solo la testa. E andrei a semplificare un pochino lo stile perché sennò ci va in Uncanny Valley, ed è un termine effettivo. L'Uncanny Valley è quando qualcosa risulta un po' troppo umano per essere per non per un po' troppo umano ma non è umano, ma troppo umano ma non troppo, e quindi ci va a dare una brutta sensazione. È un fenomeno molto interessante, non è ben chiaro perché abbiamo questo meccanismo di difesa, ma è proprio una sorta di meccanismo di difesa ancestrale. In Giappone, se tutto va bene, dovrei andarci a gennaio. Esagererei anche le orecchiette per renderla ancora più, far capire ancora meglio la situazione. Ok, una cosa così già ci aiuta di più, ce lo rende tutto un po' più accettabile. Ripeto, il personaggio funziona, i peluche sono disegnati molto bene, però appunto non, cioè è stato un peccato che ti abbia oscurato completamente il personaggio, il peluche, perché appunto poi va a sembrare un errore piuttosto che una cosa voluta. Quindi appunto, così, una cosa così, basta semplicemente scambiare i due peluche e siamo di nuovo a cavallo. Poi appunto personalmente gli ho messo le gambette un po' più lunghe, poi dopo poi vedrete come giocare con il design. Però sì, è un po' inquietante. Ok. Allora, grazie per averci prestato il tuo disegno, Gabbo, che poi in realtà l'hai fatto durante i corsi, fatto il corso base questo weekend. Allora, ah ok, Giorgio e il triangolo. Sì, Gioellito, dopo 18 anni si può anche fare il biennale, che è una bella esperienza, un po' più intensa di un corso base, però dipende da quanto vuoi fare. Io al solito consiglio sempre di cominciare con i corsi brevi. Sì. Che ecco, era quello che avevi fatto mentre sì, ci stavamo prendendo la tisanina dopo cena. Allora, eccoci qui con il disegno di Giorgio. Allora, Giorgio, qui abbiamo un personaggio
disegnato in maniera molto semplice, molto statica, che va bene come inizio. Andiamo a lavorare un po' sulle proporzioni del personaggio. Lavorare su. C'è il colore. Dov'è Bugo? Allora, si comincia dal classico, per la testa, e fin qui non c'è nulla di male, e si fa un po' a metà. Questo. Ciao di creatività. Allora, il mio consiglio in realtà è di disegnare ciò che ti va di disegnare. Fare dei disegni realistici sicuramente aiuta a prendere bene la misura, però non è, diciamo, necessario fare solo quello o limitarsi così proprio da subito. Comincia disegnando le cose che ti piacciono e studiando come disegnarle bene. Poi il resto viene da solo. Allora, ecco, qui abbiamo più o meno la forma della testa. Io quello che consiglio sempre di fare è di tirare una linea verticale e orizzontale e sulla linea orizzontale andare a mettere le sopracciglia, perché se facciamo gli occhi più in alto di questa linea qui ci vanno a dare una brutta impressione. Quindi, se le appoggio le sopracciglia qui e mantenendo anche il tuo stile, ma rimpicciolisco leggermente gli occhi perché sono un po' tanto tanto grandi, li porto giù, abbiamo già un viso più armonioso. Eccoci qua. Una cosina del genere ci basta. Spezzare le sopracciglia anche. Ecco, una cosina del genere. Quanti anni hai, Giorgio? Allora, poi un'altra cosa, quando andiamo a fare i capelli, non andiamo ad attaccarli alla linea, ok, perfetto, non andiamo ad attaccarli alla linea qui, quindi quando andiamo a fare i capelli non andiamo ad attaccarli alla linea del cerchio, ma lasciamogli un po' di spazio in più, come se gli stessimo mettendo una parrucca, perché sennò sembra che abbiano i capelli sporchi e unti, semplicemente. Ok, e così, cioè, avete presente, no, le pubblicità degli shampoo, capelli voluminosi, forti, sani, appunto, voluminosi, fa parte del discorso. Se li se li perché appunto a quanto pare è desiderabile avere dei capelli voluminosi, credetemi, perché come esseri umani ci piace vedere delle teste piene di capelli. Non sono un'antropologa. Ok, andando giù, andiamo a lavorare su. E vanno anche abbastanza bene, però le andrei a incassare le spalle un po' più dentro il busto, oppure le allargherei il busto. Però fatto sta che le spalle, per come stanno le spalle così, il busto gli dovrebbe arrivare fin qui, ma non ci arriva, quindi
Vado a restringere le spalle, che sta. Grazie a te, Gioelito, ci vediamo alle prossime live. Poi un'altra cosa che diventa, si nota, è che il personaggio è in posa, però non è. Vedi che c'ha una coscia che va un po' dove gli pare. Questo è perché magari non hai fatto proprio il manichino bene, o nel mentre che lo facevi a un certo punto ti sei distratto. Ma andiamo a fare tutto quanto il manichino e andiamo a mettergli le cosce, anche quello che non si vede, andiamo a disegnare tutto quanto. Così poi dopo possiamo mettergli la gonna. E le gambe con cognizione di causa senza creare sbilanciamenti. Ciao Dizzo. Parliamo anche un attimo delle mani, che parte difficile da gestire, mi rendo conto, però vedo che non le hai finite. Sì, i corsi base sono dai 14 ai 99 anni. Quindi vedo che la mano l'hai cominciata, ma non l'hai finita. Facciamo come se avesse la mano aperta e vado a creare una forma tipo il guantino, tipo i guantini, quelli che vi metteva vostra madre quando eravate piccoli, che odiavate da morire. A volte arrivavano, non so se voi avete mai sopportato il supplizio dei guantini con la cordicella. Eri praticamente ammanettato. Avevi 4 anni ed eri praticamente ammanettato, e quando cadevi nella neve battevi delle legnate dei denti, che la metà bastava. Perché magari vostra madre si era, i vostri genitori si erano scordati di sganciarveli, e quindi se giravi così ammanettato. È una delle mie memorie formative dell'infanzia. Fatto sta che per cominciare a disegnare le mani, si può cominciare facendo appunto queste forme di guantini, che sono molto, molto semplici. Quindi cominciamo con il nostro guantino. E poi dividiamo un po' la mano. Questa è una maniera estremamente semplice, estremamente riduttiva per fare le mani, però è sempre meglio che lasciarle lì non finite. Se non riesci a fare ancora le mani con tutta la struttura specifica, eccetera, non c'è problema. Una maniera invece più costruita di andare a lavorare sulle mani parte sempre dal guantino. Però andiamo a fare uno step successivo. Quindi, una volta fatto il nostro amico guantino, andiamo a fare uno step successivo. Andiamo intanto a far vedere queste due parti qui, quindi l'osso qui e qui. Questo è il metacarpo del pollice. E poi andiamo a definire le dita separandole meglio una per una. Così abbiamo una mano un po' più articolata. Quindi si può partire dal guantino, andare a dividere le varie parti e poi
andare a dare gli ultimi dettagli che così vanno a rendere la mano effettivamente più completa. Questi sono gli step essenzialmente che disegnare una mano. Il disegno prima dopo. Mi piace sempre vedere la trasformazione. Perfetto, grazie Giorgio per avermi prestato il tuo disegno. Abbiamo anche riusciti a parlare delle mani. Mi manca questo disegnatore qui. Quindi se entro un minutino, e poi diciamo anche si presenta il nostro eroe, allora lo correggiamo. Altrimenti parliamo di quello che volete voi. Quindi cominciate già a proporre i vostri temi, perché solitamente se entro gli ultimi 10 minuti il disegnatore ancora non si è presentato, bravo. Mi è pure ormai. Quindi, di cosa vorreste parlare? Come posso aiutarvi? Volete parlare un altro po' delle mani? Volete parlare un altro po' dei capelli? Vogliamo fare un altro po', delle facce? Quello che vi piace. Bellina l'inchiostrazione. Parliamo dell'inchiostrazione, visto che avevamo cominciato, diciamo, in un certo senso il discorso con il. Quando andiamo a parlare di inchiostrazione, generalmente quello che viene considerato desiderabile è una inchiostrazione detta pulita. Cosa comporta una inchiostrazione pulita? Comporta quindi di non fare tanti tratti uno dietro l'altro, ma di andare a lavorare in maniera più appunto più lineare possibile. Andiamo a fare un altro stock caso e andiamo poi. Allora, che cosa si dice quindi quando si va a inchiostrare? Può venire da fare una cosa così, però questo è un tratto che viene chiamato peloso, questo perché ci ricorda appunto la pelliccia degli animali. Può essere anche questo parte del stile, tutto quello che volete, però deve essere fatto perché lo volete fare. Se l'avete fatto perché lo volevate fare, allora va bene e sicuramente viene meglio che non farlo quando non intendevate farlo. È quello alla fine che va a distinguere un errore da un esperimento. Questo non significa che ogni linea debba essere perfetta, però significa che ogni linea debba essere perfetta e che non ci sia alcun tipo di ritratteggio sopra, soprattutto in alcuni punti dove un po' controllare il tratto. Però realmente dovremmo concentrarci su tirare dei tratti lunghi e che vadano, appunto, vadano a creare un effetto peloso. Poi sempre dare una ripassatina. E andare a creare, appunto, i nostri effetti. C'è una cosa che si chiama anche gerarchia delle linee, che ci aiuta a tirare fuori un'inchiostrazione ancora più piacevole, ovvero di non utilizzare lo stesso tipo di tratto per tutto quanto il disegno,
ma di lavorare contratti diversi. Beh, io mi permetto un po' di control Z perché sto parlando mentre disegno, però dicevo di ci permette di andare a creare degli effetti, per esempio le ombre, quelli. Andiamo a utilizzare un tipo di tratto diverso per gli occhi. Da differenziare la consistenza dei vari elementi, perché ovviamente se andiamo a toccare la guancia del nostro personaggio, la sentiremo diversamente al tatto rispetto i suoi capelli o la sua maglietta, dicendo. Quindi questo ci va a creare un'inchiostrazione un po' più caruccia da guardare, semplicemente utilizzando un tipo di tratto diverso. Come vedete nel tipo di inchiostrazione che ho utilizzato, ci sono delle grandezze diverse in alcuni punti, per esempio sotto il mento, di solito è una zona che si va, dove si va a creare un po' di ombra. Sulla guancia sono andata a aggiungere un po' di scuro in più per separarla bene dai capelli. I capelli invece hanno delle linee sottili e gli occhi, il naso e la bocca hanno delle linee ancora più sottili. Sono tantissime cose da tenere in considerazione. L'inchiostrazione è forse una delle parti più difficili per un fumettista, ma è la parte più importante, perché è attraverso l'inchiostrazione che il disegnatore comunica con il lettore. Il lettore non vedrà mai le pagine. Non saprà mai come sono bellini i vostri sketch. Vedrà il vostro disegno inchiostrato, retinato, con neri, e quindi dobbiamo essere capaci di comunicare bene ciò che intendiamo comunicare al nostro lettore. In questo caso, appunto, andiamo a comunicare ciò sbagliato totalmente. La prospettiva ad occhio di pesce è interessante, però è anche molto molto difficile se sai già lavorare con la prospettiva a 1, 2, 3 punti di fuga, bene, ma se stai avendo ancora delle difficoltà con quel tipo di prospettiva lì, ti consiglio di attendere di andare a fare una cosa del genere, perché semplicemente stai cercando di correre prima di aver imparato a camminare. In verità, cioè, io l'ho fatto, non con i punti di fuga, nel senso ho letteralmente imparato a correre prima di camminare. Però ti dai un po' la zappa nei piedi. E infatti non so andare in bicicletta. Le due cose sono collegate? Non lo so, non lo potremo mai sapere, però coincidenze io non credo. Ok, questo era il mio sproloquio sull'illustrazione. Il tempo a nostra disposizione è finito. Quindi io vi ringrazio per averci prestato i vostri disegni, al solito è sempre molto bello vedere la trasformazione
quello che si può fare quando ci aiutiamo a vicenda, quando ci aiutiamo a vicenda, quando soprattutto ci mettiamo in gioco per cercare di migliorare. Perché poi tutte queste live qui, il discorso è che siamo qui tutti quanti per migliorare insieme e fare del nostro meglio, non solo con le correzioni che io do a voi, ma anche con le correzioni che poi do agli altri. Sia quando parlo dei capelli, e quando dico di non metterli attaccati al cranio, significa che non vanno mai messi attaccati al cranio, non in questo caso, e però io posso, però, perché sono supereroe di turno. Quindi cerchiamo di prendere il più possibile da tutti quanti, perché siamo tutti apposta. Detto questo, io vi ringrazio e vi saluto. Concludiamo la live e ci vediamo invece. Torna live questo canale domani con un altro giro di fan art, ma non so quale. Dovrei informarmi di più su altri sul canale, però ci rivediamo. ci ritrovate domani sera, sempre in live. Io invece stacco qui e vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima live, sempre di ciao.